Eccoci qua, sempre in precaria condizione audiovisiva, ma con tanto entusiasmo e di rosso neri vestito. Dunque, siamo al giorno decisivo, al derby. La mia riflessione vuole essere più che altro un modo di spronare i tifosi, perché al di là di quelle considerazioni sulla partita che oggettivamente trovano il tempo che trovano, perché il derby per sua natura è una partita da 1x2, cioè fare pronostici sul derby è un esercizio di stile, non ha alcun senso, e allo stato attuale delle cose, anche in virtù della natura delle squadre che secondo me a livello di rose più o meno si equivalgono, al di là delle nostre assenze, ma non vedo una rosa nettamente favorita. L'Inter è prima in classifica, che la rende di diritto favorita, ma se andiamo a vedere le singole unicità, sinceramente non vedo tutta questa distanza. L'anno scorso sì, con Lukaku, Hakimi e Eriksen in più, quest'anno sinceramente non la vedo, tant'è che poi alla fine, malgrado tutti gli infortuni che abbiamo avuto, siamo di fatto a 4 punti. Quindi è ancora tutto da definire. Tuttavia, la mia riflessione è un po' particolare, prendo anche spunto dal recente video di Rinaldo Morelli, che aveva avuto modo di citare una ricerca per cui si vede che tra le top squadre in Italia, bene, il Milan è quella con l'età media del tifoso più alta. E questo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo me, o meglio, spiega un certo disfattismo imperante che si legge nei commenti rispetto ad altre squadre. C'è molto più disfattismo perché? Perché con l'età media alta, probabilmente il pubblico del Milan, la maggior parte del pubblico del Milan, è abituata ha vissuto il suo Milan, la parte principale, il proprio milanismo, nel periodo d'oro. Del boom sportivo del Milan, e qua tenete presente la parola boom, quello dell'epoca Berlusconi. Chiaro, adesso vedendo il Milan rispettato a quello dell'epoca d'oro Berlusconi, è ovvio che non è paragonabile. Però oggettivamente, se andiamo a paragonare questo Milan con l'ultima parte del regno Berlusconi, quella proprio del decadimento totale, beh, io non metto, non tornei mai e poi mai a quella, ai Birsa o ai Costant. Piuttosto che vedere una squadra finalmente ordinata, ok, non ha ancora vinto nulla, ma una squadra dal potenziale che sta raccontando una sua storia di calcio e sta mostrando di avere dei giocatori che hanno un senso sportivo. Noi diciamo boom. Ebbene, in realtà è lo stesso parallelismo con i boomers. Non so se il termine tecnico lo conoscete, i cosiddetti dati del boom degli anni 60, che se ci fate caso è sempre considerato il momento, proprio in virtù di questo termine, boom, di massima espansione economica italiana, dove di fatto l'Italia ha imposto, dopo la guerra, le basi per formarsi tra le principali economie mondiali. Ebbene, è chiaro, se voi fate un giro sui social tra i boomer, vedete che generalmente sono molto lamentosi. Questo perché? Perché giustamente loro hanno vissuto un'immagine d'Italia che è molto differente da quella di adesso, e quindi è un po' facile la polemica. Parallelamente, stessa cosa, il Milan che hanno vissuto è un Milan al top che adesso gli fa storcere il naso. Quindi penso che buona parte, che come ha suggerito Leonardo Morelli, della criticoneria dei tifosi milanisti derivi da questo, cioè siamo un pubblico di per lo più boomer, abituati ad altre cose, mentre le nuove generazioni sono più focalizzate su altre squadre. Juve e Inter hanno un ricambio generazionale maggiore, e chiaramente loro, non avendo vissuto e non mai nella loro storia degli apici come quelli del Milan, diciamo che sono un pochino più di bocca buona. Quindi niente, non fatevi trascinare dal negativismo di certi tifosi, può andare come andrà, magari perdiamo 50-0, non lo so, ma farlo prima, battersi prima non ha davvero senso, tanto più che se ragioniamo su questa logica che ho appena spiegato, capiamo perché molti tifosi sono negativi. Quindi facciamoci
scivolare addosso le cose. Tifiamo Milan, mi raccomando, tifate, guardate la partita, andate allo stadio, fate quel che potete. Io la vedo con dei miei amici in un pub, sperando di che porti bene, facciamo le dita e ci sentiamo dopo per un commento post partita. Forza Milan, la mossa di Kessié, come è stato detto anche dalla stampa, citava un articolo, ma insomma, se non sbaglio l'ha detto Sconcerti, può essere, che normalmente non ci azzecca molto con i pronostici, ma in questo caso ha definito come decisiva la mossa. Tutto passerà dal nostro tre quarti, sostanzialmente, da Kessié. Penso il ruolo lì o può essere decisivo in positivo o può essere decisivo in negativo. Staremo a vedere. Non mi dispiace avere l'alternativa Diaz in panca, perché secondo me messo potrebbe sconvolgere un po' i piani. E sono curiosissimo di Lazetic, così come anche di Messias. Abbiamo anche una buona panchina, non la sottovalutiamo. Al di là dell'assenza di Rebic, che ormai non so più cosa dire, ma così è, non si può fare altrimenti. Al di là di avere una buona propensione offensiva già con i titolari, mi aspetto molto da Giroud, tra l'altro. Abbiamo anche ricambi davanti, perché abbiamo Messias, Diaz e Lazetic, sono tre cambi, cosa che per gli ultimi tempi è comunque un lusso. Abbiamo i cambi a centrocampo, abbiamo Bakayoko e Krunic, e i cambi anche in difesa. Abbiamo anche Florenzi, che potenzialmente può anche essere messo davanti, ed è in palla Florenzi, quindi c'è Tomori in panca. Spero proprio di non utilizzarlo, sinceramente non lo vorrei vedere in campo, perché è una partita troppo tosta e una persona appena rientrata da un infortunio comunque serio lo cercherei di proteggere un po' di più. Però queste sono considerazioni dei medici, che faranno chiaramente più competenti di me, quindi se loro penseranno di rischiarlo sarà bene così. Forza Milan, che altro dire, ci vediamo dopo.